E per noi che ce l'abbiamo può essere anche un problema, diciamo, possiamo anche, come dire, ricevere un danno da questo, perché noi lo dobbiamo riscrivere nella forma di atto di indirizzo. Eppure abbiamo un patto firmato da tutta la città, da tutte le città e dalla provincia, da tutti gli attori anche privati della provincia, che ci siglano 67 progetti, 67 obiettivi. Non è facile tradurre quello in questo. Che cosa ne desumiamo? Vado verso la fine. Che cosa, quindi, se queste sono le differenze fra allora e ora, tra il nomen di allora che permane e la res che è cambiata, che cosa ne desumiamo? Tre indicazioni, più breve di così. Uno, ma di nuovo non dico niente che non avete sentito dire. Ci aspetta, anzi si deve, creare a livello metropolitano una forma di governo leggera, una forma di governo che non sembri un altro livello di governo. C'è un rischio che se noi non capiamo che leggero significa semplice, diretto, veloce e non debole, ci possa essere un'ipertrofia della funzione dirigenziale e dell'apparato amministrativo rispetto alla guida politica, che è esattamente l'opposto di ciò che noi vogliamo dicendo forma di governo leggero. Nessuno osa parlare di assessorati nella città metropolitana, però a forza di, come dire, lasciare leggera la forma e non dicendo mai che però le policy devono essere forti, il rischio è quello che ci ritroviamo apparati burocratici fortissimi. Due. Luciano Vandelli diceva differenziazione, ed è vero, la grandezza di questa legge, lo ha ripetuto Mauro Bonaretti, è che è una legge debole, è una legge che lascia fare, è una legge che indica possibilità ma non le chiude, le apre. Allora io però non direi solo solo differenziazione, che è senz'altro il principio principe, direi che noi dovremo agire freno frizione tra uniformità e differenziazione, cioè la città metropolitana dovrà essere capace di capire che cosa permane al centro metropolitano e che cosa invece la città metropolitana fa a favore, e che cosa invece fa, permanendo al centro, a favore dei comuni, cioè che cos'è interesse di area vasta e che cos'è interesse locale assunto in area vasta. Sono due cose completamente diverse. Quindi uniformità e differenziazione. Differenziazione ha un altro significato, secondo me, a parte quello ovvio che abbiamo detto oggi, 10 città metropolitane, 10 modelli di città metropolitana. C'è un'altra cosa molto importante, che invece potremmo, come dire, dire che piuttosto che differenziazione lo possiamo mettere sotto il principio di solidarietà, noi dobbiamo ammettere nelle città metropolitane velocità diverse. Cioè noi non dobbiamo pretendere che tutti i territori corrano alla stessa velocità. Non lo possiamo permettere, non possiamo, se no li perdiamo. Vi dirò una cosa che mi dà ancora più fastidio, perché avete visto anche tutto il lavoro di Lione sulle geografie di Barcellona, l'interrogarsi su qual è la dimensione giusta. Le province nascevano come ambiti di decentramento delle funzioni statali, Sono finte, come sono finti i comuni. I comuni hanno dei perimetri rinascimentali, l'agro dentro l'urbe. Vi sembra che ci sia dell'agro dentro l'urbe? No. Allora, il senso della solidarietà e della differenziazione vuole anche dire cerchiamo in questa occasione di leggere con le lenti giuste le geografie vere della città metropolitana. E se la geografia vera significa che ci dobbiamo fare da soli lato rifiuti, ci facciamo da soli lato rifiuti. Punto. È lo stesso discorso che faceva Gnassi, Non ha senso avere un aeroporto, tre aeroporti importanti in Emilia-Romagna. Allora, io non ho detto che questa è la soluzione, non vi sto dando soluzioni, vi sto dicendo che questo però è il momento di mettere in gioco delle convinzioni, anche di mappa, che abbiamo consolidato in maniera inconsistente, per mera credenza. È una leggenda. C'era un bellissimo articolo di un professore di diritto amministrativo che diceva, commentando le riforme dei servizi pubblici locali a rilevanza economica,
Credete che il mercato segua le dimensioni delle mappe della politica italiana? Credete che le future aziende che gestiscono i servizi pubblici si accontenteranno delle vostre dimensioni comunali? È una pia illusione. Terzo, e questo l'ha detto benissimo Camagni, terza indicazione, creare connessioni. Cioè, se c'è una cosa che noi ereditiamo dalla città, dall'esperienza del piano strategico, è che non si fa nulla se non ci si connette nelle forme giuste, non solo se ci si connette nelle forme giuste, e adesso c'è la tagliola dell'atto di indirizzo alla fine, con le realtà che ci sono sul territorio. L'abbiamo già detto tutti, non lo ripeto, sicuramente lo Stato e prima ancora la Regione, ovvio. Ovvio, la rete dei comuni, l'ho detto prima, è una federazione di comuni, non è un altro livello istituzionale. Ma università, ASL, aeroporto, sovrintendenze, intendenze, il sistema della giustizia, cioè le altre amministrazioni dovranno essere connesse con la città metropolitana. Tra l'altro hanno curiosamente tutte la stessa dimensione. Le forme associative intermedie, industriali, artigiani, cooperative, eccetera, hanno le forme organizzative ideali in corrispondenza col territorio metropolitano. Vogliamo connetterci con questi. E vogliamo connetterci col privato. Cioè vogliamo in qualche modo anche recuperare quella mancanza di legittimazione che ci deriva dalla non elezione diretta degli organi. Vogliamo recuperare a valle il rapporto con i privati, e per privati intendo imprese, non profit, società civile, eccetera, eccetera, eccetera. Io non ci sono imprese, le imprese sono buone, il no profit è cattivo, anzi il no profit è buono, le imprese cattive sono sciocchezze. Sono bravi o non bravi in ragione di quello che offriranno, che porteranno. Quindi, con città metropolitana e piano strategico condividono, vorrei dirla così, un senso di coralità e non di pluralità, perché pluralità vuol dire che siamo tanti e poi magari ognuno canta la sua canzone. Questo, vedete, tutta questa relazione è stata fatta sulla falsa riga della musica. Invece, coralità vuol dire che si cantano anche melodie diverse, ma che insieme stanno bene. Ecco, il piano strategico e la città metropolitana hanno esattamente tutte e due questa caratteristica, che, come dire, tradotto in termini più seri, significa che in qualche modo, creando una città metropolitana, noi ci mettiamo nelle condizioni di governare interessi che, state attenti, non solo prima non riuscivamo a governare, non c'erano. Se spariscono le province e non c'è più nessuno a governare quegli interessi, vuol dire che dove non c'è una città metropolitana non ci sono interessi di area intermedia o di area vasta, chiamiamoli come vogliamo. Invece con la città metropolitana abbiamo l'occasione di ammetterli, trovarli, sceglierli. Scusate, dire interesse significa dire un bisogno di cui prendersi cura, quindi un obiettivo di cura di un bisogno. Significa che noi abbiamo un modo di gli diamo nuova genesi, nuova allocazione e nuova cura. Avrei davvero delle altre cose da dire. Quindi lo traduco così, però, per non dirlo in troppo lunga. Mi dà quasi fastidio la parola per motivi che ad alcuni saranno noti, però significa fare della sussidiarietà in verticale e in orizzontale seria. Dico solo una cosa sulle funzioni, perché sulle funzioni ho parlato tutto. Secondo me ci stiamo sbagliando su due o tre punti. Un punto: quelle che sono elencate all'articolo 44 non sono mica funzioni, sono materie. Perlomeno 3 su 6 sono materie. Leggo, perché se no non mi credete, vi conosco. Allora, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, secondo voi è una funzione? Secondo me è una materia. Pianificazione territoriale generale, secondo me non è una funzione, è un complesso di funzioni. Quindi attenzione, che quando noi andiamo a leggere quell'elenco non parliamo di 6 più x più, cioè lì parliamo di complessi di materie. E ad esempio nello sviluppo economico e sociale, secondo me ci sta perfettamente la valorizzazione dei beni e delle attività culturali nella forma che spettava la provincia, oppure le attività produttive, l'agricoltura, i servizi per il lavoro, la formazione professionale che spettavano la provincia. È così. Poi mi sono tolto un altro sfizio, ho fatto una ricerca proprio banale su una banca dati.
Ci sono moltissimi riferimenti inattesi nella legislazione statale che assegnano direttamente funzioni alle città metropolitane, anche se non esistevano ancora. Volete un esempio? Codice dei beni culturali in materia di tutela, la cosa più statale che c'è. Non valorizzazione o promozione, la tutela vede direttamente la competenza delle città metropolitane. Direttamente, citate, già, pronta. E così invece sul fronte del privato, secondo me noi dobbiamo metterci nella coscienza che non si può più pensare che il mercato o il non profit sono nostri avversari e ci possono portare via le cose da fare. Dobbiamo metterci nella diversa prospettiva che una collaborazione nella differenza con i privati è sacrosanta, quindi gli interessi pubblici nella forma che vi ho detto, narrandovi brevemente delle funzioni, la sussidiarietà orizzontale come forma collaborativa nel rispetto della separazione che porta beneficio e prestigio al pubblico e al privato. Ha ragione, mi ha colpito molto, si vede che qualche briciola di saggezza è rotolata di generazione in generazione, ma questa cosa dell'identità che evocava Luciano Vandelli me l'ero scritta anch'io, perché ci sono davvero molti studi di geografi, di sociologi, forse più che di giuristi, non a caso i giuristi lavorano sul concetto di cittadinanza, che significa il diritto di avere altri diritti in un certo contesto. Beh, insomma, i geografi e i sociologi che non hanno la rigidità, diciamo, che a noi deriva dal dato normativo, stanno dicendoci che il destino delle città metropolitane, quello che caratterizzerà le città metropolitane, è l'intreccio naturale, lo leggo perché l'ho copiato da un libro, tra identità delle comunità e processi inclusivi legati ai fenomeni economici, sociali, eccetera. O ancora è il luogo dove si valorizza la potenzialità e le vocazioni naturali dei territori, questo lo diceva anche Camagni. Io vorrei dirvela, ho trovato un'espressione francese molto bella, la funzione della città metropolitana è la preservation du vivre ensemble, questo è il suo obiettivo, la preservazione del cioè la conservazione del vivere assieme, che cambia di condizione, cioè non si vive più assieme nello stesso modo in cui si viveva 20 anni fa. E allora lo direi ancora così, in qualche modo, secondo me è bene che ci attendiamo dei conflitti, perché il conflitto è sano, perché è meglio il sangue di un cancro, è meglio sanguinare, è meglio scontrarsi. È dal conflitto che nasce l'innovazione, sapendo che alla fine si collaborerà, ma scontriamoci. Questa è una città dove ci sono anziani e giovanissimi, lo scontro è naturale, ma la destinazione di Bologna è la preservazione del vivere assieme, cioè di trovare la chiave, trasportatelo in chiave metropolitana. Se lo trasportate in chiave metropolitana, la pianificazione strategica a noi, mi arrogo di parlare a nome di tutti, ci ha insegnato 2 o 3 cose su come gestire questi conflitti. Uno, fondamentale è definire con forza che cosa vogliamo essere. Non è facile. Torino cambiò anima, noi non vogliamo cambiare anima, noi vogliamo rinnovare ciò che siamo già. Parlo di Bologna in questo caso. Però determinare che cosa vogliamo essere, che è un atto di arroganza, perché significa interpretare i bisogni che saranno dei nostri figli, bene, comunque è la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare è procedere comunque, è vero? Procedere comunque nell'incertezza di come andranno avanti le mediazioni, ma se no che cosa le facciamo a fare le mediazioni? La mediazione è fatta per incontrare il diverso e l'inatteso, come dice Putnam della democrazia, altrimenti non ha senso, altrimenti è autarchico. Io medio perché non mi attendo alla controproposta e magari la miglior soluzione o peggior soluzione proposta dall'altro. Bene, noi nel piano strategico siamo andati avanti lo stesso e per fare la città metropolitana bisogna andare avanti lo stesso nell'incertezza di quello a cui ci porteranno le mediazioni. 3. Bisogna dialogare, l'abbiamo detto, l'ha detto molto.